Bentornati amici o benvenuti nel mio canale se siete nuovi, io sono Elisa e oggi voi non siete pronti. No, non siete assolutamente pronti a vedere quello che vi sto per mostrare. Non siete pronti. Vi sto per parlare di un brand che ha creato gli ombretti più belli che esistono sulla faccia dell'universo. Lo avrete già letto dal titolo, parliamo di Lethal Cosmetics. Lethal Cosmetics è un brand che credo molti di voi conosceranno già, perché oltre a essere rivenduto nel loro shop ufficiale è rivenduto anche da Maki Beauty, quindi è un brand che sono sicura conoscete già. Così come lo conoscevo io, ma non avevo ancora avuto il piacere di provare i loro ombretti. E credetemi, sono rimasta scioccata. Per correttezza vi dico che i prodotti che vi sto per mostrare me li ha inviati il brand e tra l'altro ho anche un regalino per voi qui sotto nell'info box, e adesso in sovraimpressione vi lascio un codice sconto che sarà valido per il prossimo mese, quindi se vi state per innamorare e vi innamorerete sicuramente di quello che vi sto per mostrare, segnatevelo, prendete appunti. In particolare nel video di oggi vi voglio parlare delle palette customizzate, cioè di quelle palette che voi create con gli ombretti che più vi piacciono. La procedura per creare le palette è davvero super semplice e adesso vi lascio uno spezzone di video in cui vi mostro come si fa. Allora ragazzi, questo è il sito di Lethal Cosmetics, vi faccio vedere quanto è semplice comporre la propria palette. Vi basta cliccare sul menu qui a tendina e cliccare qui su palette designer. Vi si apre tutta la pagina con tutta la possibilità delle scelte delle varie palette. Quindi per iniziare dovete premere su questo pulsantino qui in basso dove c'è scritto New, scegliete la vostra palette, in questo caso quella che ho scelto io è questa, premete su Choose e vi si apre la vostra palette. A questo punto dovete scegliere i colori da mettere all'interno, quindi andate sul menu a tendina Shadow e vi escono fuori tutti i colori disponibili. Andando semplicemente a posizionarsi sopra il colore che volete, vi appare un'anteprima del colore stesso, ad esempio vedete questo con il prezzo e tutto quanto. Se scegliete ad esempio questa colorazione, vi basta cliccare e in automatico viene aggiunta alla vostra palette. Se poi ci ripensate e non volete più questo colore, vi basta trascinarlo, qui sotto c'è un bidoncino qui e potete tranquillamente ricominciare da capo. Ovviamente come vi dicevo prima, potete scegliere oltre agli ombretti anche magari gli illuminanti, perché ci sono anche formati di palette per il viso, oppure i blush e i bronzer, quindi potete comporre la vostra palette come più davvero vi piace, che sia appunto palette viso o palette occhi. Tutto il procedimento lo potete fare sia da cellulare che da computer come sto facendo io. Da cellulare è altrettanto semplice. Ora io provo a comporre la mia palette mettendo dei colori assolutamente a caso per farvi vedere poi come si completa l'ordine. Ecco qua, quando sono soddisfatta della mia palette ho due scelte: posso o salvarla nel mio archivio se non voglio magari acquistarla subito, quindi la salvo, oppure semplicemente premere Add to cart e andrà a finire direttamente nel mio carrello. Basterà poi fare il checkout ovviamente per completare l'ordine. Ovviamente se scegliete di salvarla dovete anche crearvi un account, perché altrimenti non la ritrovate più, e comunque quando l'avete creata, l'avete salvata, la vostra palette è sempre disponibile e soprattutto sempre modificabile. Come avete visto, creare la propria palette preferita è davvero semplicissimo, e tra l'altro avete visto potete scegliere tra tanti formati diversi, tante tipologie di palette diverse anche esteticamente, quindi potete creare la vostra palette personale al 100%. E già questa è una cosa che sapete io amo particolarmente, perché è indubbio che avere delle palette da comporre, da creare a proprio piacimento, è molto meglio che avere delle palette già precomposte dove sappiamo spesso ci piacciono 3, 4, 5, 6 colori, ma non utilizziamo
utilizziamo mai gli ombretti in toto. Ma direi che dopo aver chiacchierato così tanto è giunto il momento di mostrarvi la palette che ho scelto io. Partiamo dal pack esterno. Ho scelto questa palette che trovo bellissima all'esterno, ma ancora più bella all'interno. Siete pronti? Pronti? Ed ecco qua una palette in perfetto stile la Eliz. Questa palette assolutamente chiama il mio nome e ovviamente ho scelto una preponderanza di tonalità sul rosato violaceo, che sapete sono le mie tonalità assolutamente preferite, ma ho voluto inserire anche qualche pop di colore un po' inusuale per me. La stragrande maggioranza degli ombretti che ho scelto hanno un finish duochrome, triochrome e sono spettacolari. Il look che mi vedete su in questo momento l'ho ovviamente ricreato con questa palettina, quindi prima di passare agli swatch vi lascio allo spezzoncino di video in cui vi mostro la realizzazione di questo look e torno subito da voi con gli swatch. Io non so voi, ma sono totalmente innamorata sia di questo look, ma soprattutto della resa di questi ombretti. Come avete visto nello spezzone di applicazione non ho messo glitter primer o primer particolari sulla palpebra, ho utilizzato il mio classico primer per ombretto. E ragazze, sono davvero davvero sconvolta dalla resa di questi ombretti, ma non vi faccio attendere oltre ed eccomi qua pronta con gli swatch di queste meraviglie. Ovviamente non sto qui a dirvi che amo assolutamente tutte le colorazioni che ho scelto. E ovviamente se le ho scelte mi piacciono per forza, ma quello che non potevo immaginare quando le ho scelte è che la resa fosse così meravigliosa. Cioè ragazzi, questi sono swatch fatti con una sola passata su mano completamente pulita e tra l'altro su pelle decisamente secca. Nonostante questo, guardate la resa di questi ombretti, cioè io davvero non so proprio come descriverli se non come le sette meraviglie dell'universo. Per una come me, così innamorata degli ombretti, dei make-up occhi, avere tra le mani delle cialdine simili è davvero il paradiso. Cioè ragazzi, io sono non entusiasta di più, non ho veramente parole per descrivervi la bellezza di questi ombretti. Come vi accennavo poco fa, come vedete la stragrande maggioranza dei colori che ho scelto sono duochrome o triochrome, e direi che mi sembra ovvia la scelta e il perché vista la resa e la bellezza, ma come vedete nella palette ci sono anche dei colori matte. Tra l'altro ho voluto scegliere anche un colore matte molto scuro per testare la qualità anche di questi ombretti e che vi devo dire, sono innamorata anche di loro. Tra l'altro non ve l'ho mostrato bene prima, ma ovviamente ogni palettina ha il suo specchio, che per me è sempre una cosa fondamentale, e le cialdine sono facilmente estraibili grazie a questi buchini che ci sono dietro la palette
dai quali si può fare semplicemente una piccola pressione e gli ombretti escono semplicissimamente. Ora ovviamente so che tutti vi starete chiedendo quali sono i nomi delle colorazioni che ho scelto, quindi ora vi faccio vedere cialdina per cialdina e vi dico il nome così potete segnarvelo. La prima cialdina che vi mostro è lei, il colore si chiama Parsec, ve lo lascio anche scritto qua, e lo swatch è questo. Quindi è questo colore che tra l'altro è anche il mio preferito. La seconda cialdina è lei, anche questo un bellissimo duochrome, leggermente meno diciamo power degli altri, ma altrettanto bello, soprattutto se volete creare un look non troppo eccessivo, quindi per un utilizzo anche quotidiano. Lei si chiama Evoque e il suo swatch è questo. Il prossimo colore è uno dei matte che ho scelto e si chiama Dahlia. Ovviamente il nome lo rappresenta benissimo e lo swatch è questo. Andiamo avanti con lei. Questa cialdina si chiama Synth e anche questo è un bellissimo duochrome, davvero spettacolare, e lo swatch è questo. Il prossimo colore è un'altra cialda di cui sono particolarmente innamorata, si chiama Genesis ed è questo meraviglioso duochrome che a prima vista sembra un azzurro, ma poi ha tutti questi riflessi rosati meravigliosi e il suo swatch è questo. Continuiamo con questo turchese fotonico con dei riflessi dorati e lui è Talisman. E il suo swatch è questo. Ed ecco qua un colore che è forse un po' fuori dalla mia comfort zone. Lui si chiama Cryptic ed è questo verde con un riflesso dorato. Lo swatch è questo. La prossima cialdina è quella che mi ha sorpreso di più perché davvero non me lo aspettavo così ed è meraviglioso, si chiama Retrograde e in questo momento voi lo percepite come un verde ma swatchato a dei riflessi viola meravigliosi, probabilmente anche in video vi risulta solo la componente verde, ma vi assicuro che dal vivo è qualcosa di meraviglioso. Altro colore matte e lui si chiama Wisteria, anche questo super pigmentato e davvero scrive anche solo a guardarlo, e il suo swatch è questo. Altra cialdina tra le mie preferite è lei, si chiama Twilight, meraviglioso anche in questo caso duochrome lilla e rosa, bellissimo, con una piccola componente anche dorata al di sopra, lo swatch è questo. Ed eccoci arrivati alla penultima cialdina, lei si chiama Revolve, fa parte di quei colori un pochino più scuri della palette che ho voluto prendere e mi piace infinitamente. Lo swatch è questo ed è questo ombretto melanzana con dei riflessi violacei, diciamo lilla, ma anche leggermente azzurrini al di sopra, è fotonico anche lui visto dal vivo. E ultimo colore della mia palette è lui, si chiama Decade ed è questo viola super matte, super scuro, ma davvero bellissimo per la sua resa, e lo swatch l'avete già visto, è lui. Fatemi sapere se questa gamma cromatica che ho scelto vi piace, qual è il colore che vi ispira di più, io adoro. E niente, quindi credo lo abbiate capito, io sono totalmente innamorata di questi ombretti, di questo brand, ringrazio tantissimo di aver avuto la possibilità di provarli e ora credo che non li lascerò mai più. Detto questo, vi lascio tutti i link utili qua sotto nell'info box, quindi il link per arrivare al sito e a tutti gli ombretti che vi ho mostrato. Mi raccomando, consultate sempre l'info box perché vi lascio sempre informazioni interessanti, vi lascio ovviamente anche il codice sconto.
conto. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, ma secondo me vi siete innamorati di queste meraviglie e avrete già gli occhi a cuoricino come me. Come sempre vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, vi aspetto come sempre anche su Instagram, mi trovate come la Elitz in Beauty. Io come al solito vi mando il mio mega bacione e sempre se vi va ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!